Buonasera a tutti gli utenti di Pagine Filosofali che ci seguono sulla pagina Facebook e il Buonasera. canale YouTube e anche sugli utenti che ci seguono tramite il canale di Ereticamente TV. Diamo il benvenuto a due amici di Pagine Filosofali, Andrea Anselmo, ciao Andrea, e Ciao Alberto Luca. Brandi. Ciao Alberto, Buonasera a tutti. grazie di aver accolto l'invito. Siamo contenti di presentare praticamente un inedito in italiano, cioè il testo Mitra Varuna legato alla rappresentazione indoeuropea della sovranità. Vi faccio vedere, ecco qui la copertina per le edizioni Il Cerchio di Rimini. È una pubblicazione molto importante, come dicevo, perché rappresenta appunto la prima traduzione in italiano che è stata curata appunto da Andrea e affronta argomenti che in parte Dumézil sì, ha sfiorato in altre opere, ma li approfondisce in maniera particolare. Almeno la prima lettura che ho dato al libro mi ha dato questa netta impressione, caratterizzando alcune interpretazioni in senso molto, molto, molto particolare, di cui poi andremo a parlare questa sera. Andrea ha fatto veramente un lavoro encomiabile, come Grazie. encomiabile il ruolo della casa editrice che si è assunto l'onere di questa pubblicazione di un autore che comunque vedremo è anche un autore controverso, che è stato oggetto anche di ostracismo di non poco conto. Io passerei subito la parola ad Andrea, che è il traduttore e il curatore dell'opera, e ti chiederei intanto come è nata l'idea di occuparsi di quest'opera di Dumézil, non tradotta, mai prima tradotta in italiano, prima di questa edizione. E poi il lettore che eventualmente si approccia a questa lettura troverà il Dumézil che noi conosciamo negli altri testi pubblicati in italiano, o ci sono delle varianti anche interpretative rispetto ai testi già conosciuti in italiano. A te la parola, Andrea, grazie. Grazie a te Luca, buonasera a tutti, un ringraziamento a Pagine Filosofali per questo invito, un ringraziamento anche ad Alberto per essere qui con noi e un ringraziamento anche al Cerchio, lo faccio, lo dico subito, per avermi dato fiducia e la possibilità di pubblicare questo libro e soprattutto questa traduzione che ha avuto una genesi anche difficile. Il mio incontro con Dumézil parte alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, con i testi che molti di noi conoscono, come Gli Dei dei Germani, La religiosità romana arcaica, Le sorti del guerriero, che sono sì disponibili in Italia, ma non conoscono insomma da anni un grande rilievo, un po' a causa di questa marginalizzazione a cui ho fatto accenno. E successivamente, nel 2016-2017, ho approfondito la lettura di Mitra Varuna, prima in edizione inglese degli anni Ottanta e successivamente in edizione francese con l'edizione del 1940, che è la primissima, che è quella sulla quale si basa la traduzione che ho proposto. In questo senso, Mitra Varuna non è un libro, diciamo, secondario nella produzione di Dumézil, ma insieme a Dieu et Mythe de Germain del 1938, Mitra Varuna del 1940 rappresenta un po' il punto di svolta, nella carriera, accademica di Dumézil. È un'opera non particolarmente giovanile, Dumézil ha già una quarantina d'anni nel momento in cui la verga, e quindi, è già una fase matura, ed è la fase matura in cui egli porta a compimento, quello che è, un punto cardine del suo studio e riscoperta del mondo indoeuropeo, ovvero la bipartizione, della figura sovrana presso gli indoeuropei. Secondo me vale la pena di scandire un attimo, la carriera di Dumézil in alcuni momenti, anche dal punto di vista cronologico. Diciamo,
tre momenti fondamentalmente. Negli anni 30, quando, negli anni 20, scusate, quando si reca in Turchia, nei primi anni 30, quando si reca come lettore presso l'Università di Uppsala in Svezia, e poi al suo ritorno in Francia alla fine degli anni 30. Questi tre momenti sono importanti perché sono il momento di studio non soltanto delle fonti a cui Lumezil chiaramente molto legato negli indoeuropei, ma anche dei luoghi in cui certe forme di cultura indoeuropea si sono poi sviluppate. Infatti nel suo viaggio in Turchia è lì che lui rintraccia la cultura, la lingua e le tradizioni degli Osseti, un popolo iranico che sarà fondamentale per la sua elaborazione della ideologia tripartita degli indoeuropei, che è la riscoperta alla quale siamo maggiori debitori nei confronti di Lumezil. Poi nel suo viaggio invece in Svezia, nella sua permanenza in Svezia, entrerà in contatto con altri studiosi di un autentico milieu e circolo di indoeuropeisti dell'epoca che si influenzeranno e si ispireranno a vicenda. A Uppsala infatti Lumezil conoscerà Stig Wikander e poi Otto Oehler. Stig Wikander e Otto Oehler erano studiosi in particolare delle società di uomini e quindi delle cosiddette Mannerbunde, portatrici di un sacro da un punto di vista estatico, prorompente, legato alla celeritas, se vogliamo, ed è da costoro che lui trae l'idea che le società di uomini non siano un fenomeno soltanto iranico o germanico, ma che si possano rintracciare anche nel mondo latino, e quindi nel caso dei Luperci, che è uno degli elementi fondanti della sua, del suo studio della funzione sovrana presso gli indoeuropei. Ed è così che al suo ritorno in Francia, tra il 38 e il 1940, che lui verga le due opere che fanno da spartiacque, lo abbiamo detto, Mitra Dio de Germain e poi Mitra Varuna. In queste opere, compresa Mitra Varuna, Lumezil è più, diciamo, si permette un maggiore coraggio rispetto ad opere più mature. E infatti uno dei grandi pregi di Lumezil è che è un autore che non ha mai avuto paura di ammettere magari degli errori o di revisionare alcune sue teorie. Quindi è interessante in queste opere già mature, ma comunque di scoperta iniziale, degli approcci che successivamente furono magari meno sottolineati in questo senso. Però è importantissimo notare come la figura sovrana nei libri di Lumezil appaia proprio in Mitra Varuna e poi nel libro Gli dei sovrani degli indoeuropei, che però è molto successivo e la cui redazione è anche meno affabulatoria rispetto a quella di Mitra Varuna, che è un libro che si legge con una certa facilità, anche perché lo stile è piuttosto fresco e invoglia molto a seguire questo quasi un romanzo giallo che Mitra Varuna rappresenta, che attraverso le fonti fa delineare sempre di più questa bipartizione della figura del sovrano per gli indoeuropei. Da una parte una figura tipicamente diurna, che lui collega al sovrano in senso giuridico, il sovrano di questo mondo, il sovrano amico degli uomini, che per gli indoiranici era Mitra e che per i nordici per esempio era Tiwaz. Un'altra figura, una figura più ombrosa, una figura tipicamente notturna, che è quella del sovrano mago, del sovrano sciamano, tipicamente rappresentata da Varuna, nel mondo nordico è Vodanaz Odino, e nel mondo romano invece è più legata alla figura di Romolo, per esempio, cui si contrappone il giurista e il regolatore del sacro, ovvero Numa. È molto interessante vedere come lui approccia questo argomento sempre legato alle fonti. Ogni frase di Lumezil nel delineare queste due figure, una più diurna e l'altra più notturna, è sempre accompagnato da un riferimento costante alle fonti. Ogni frase trova la sua perfetta analisi filologica all'interno di quello che era il dossier indoeuropeo, ciò che lui andava a studiare. Quello che non gli fu purtroppo tanto perdonato da una certa critica successiva fu il fatto che sul piano terreno al sovrano notturno corrispondevano anche delle confraternite, queste società di uomini a cui abbiamo fatto accenno, le Mannerbunde. Lui si basò molto sull'opera sia di Stig Wikander ma soprattutto di Otto Oehler, e vedremo poi nel proseguo della trasmissione che queste forme di cultualità giovanile, estatiche, fortemente maschili e virili, furono poi diciamo accusate di una certa
di un certo di vicinanza al pensiero più reazionario del XX secolo e più autoritario, una cosa che vedremo essere fondamentalmente inconsistente, ma che purtroppo precluderà un po' a Dumézil una certa diffusione. Tanto che, se non vado errato, questo libro, questa traduzione di Mitravarna che ho fatto per il Cerchio del 2023, segue di ben 20 anni l'ultimo nuovo libro di Dumézil tradotto in Italia, che era sempre per il Cerchio, l'ideologia tripartita degli indoeuropei, nel 2003. Quindi noi per 20 anni in Italia ci siamo privati del principale studioso di indoeuropeistica a livello mondiale e una delle figure di linguista, antropologo, storico delle regioni più importanti del XX secolo. Perfetto, grazie, grazie Andrea. Io adesso vorrei introdurre Alberto, ciao Alberto, ciao. Ponendoti una prima domanda. Nel testo si parla di una strana forma di sovranità, cioè di una dualità che governa e amministra la sovranità, di queste due divinità ancestrali e primordiali. E ti chiederei, oltre di approfondire sinteticamente questa forma duale, anche se è possibile inquadrare questa caratteristica nell'ambito di culture non indoeuropee, cioè con una Weltanschauung, con una visione del mondo diversa da quella indoeuropea. Quali sono le caratteristiche che divergono in civiltà, in civilizzazioni diverse, secondo te? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie Luca e Hans per l'invito su questo tema così importante e soprattutto alla luce di una importante novità editoriale, novità non purtroppo cronologica perché intercorrono appunto 84 anni tra l'uscita del testo in francese, quindi nel 1940, e la pubblicazione di questo libro in versione italiana. E nel rispondere poi alla tua domanda, alla fine porrò io una domanda ad Hans proprio su questo tema. Diciamo che il quesito che mi poni, Luca, è naturalmente non di facile soluzione, però potremmo cominciare a dare una traccia, nel senso che più che di dualità, partendo dal titolo del testo di Dumézil, parlerei in ambito indoeuropeo di una contiguità. Cosa intendiamo? Già Hans nella sua introduzione parla di Mitravarna come una diade essenziale, no? Dell'essenza indoeuropea. Mitra nella storiografia e nella storia delle religioni normalmente viene visto come il lato giuridico, no? Legislatore, mentre Varuna la sovranità religiosa, ma in realtà Hans ha fatto molto bene nel sottolineare anche la natura actonia o comunque notturna nel suo essere celeste dell'entità religiosa di Varuna. Quindi, quali sono le divergenze? È che in ambito indoeuropeo noi parliamo di contiguità ontologiche, che significa che Mitra e Varuna non rappresentano un'opposizione quanto piuttosto una emanazione di principi assolutamente omologhi, ma da due punti di vista ontologici differenti. Che significa? Che laddove vi è un lato legislatore all'interno della divinità, questo lato non preclude e non condanna un lato oscuro, un lato octonio, che può essere percepito dalle moltitudini non più l'amico o il legislatore che interviene per il bene degli uomini, come Mitra o come Tiwaz in ambito germanico, ma una figura terrificante, terrifica, in realtà è un termine molto migliore, che crea nella percezione comune uno stato di timor panico, che però nelle società degli uomini di cui ha parlato Hans inizialmente, anzi per le comunità di uomini e per le Mannerbunde, per usare un termine germanico, si rivela come figure iniziatiche. Quindi abbiamo da un lato una figura legislativa che parla alle moltitudini, ma dall'altro celato all'interno di questo consesso vi è una figura terribile che è più appare addirittura demonica, potrebbe apparire addirittura demonica, ma che in realtà è una fonte di saggezza per coloro che accettano l'ombra dell'esistenza
e vi si addentrano nel furore statico, nel terrore, nel timore, nel panico, per poi cogliere nella tenebra una scintilla di luce. Questo è un aspetto assolutamente fondamentale del tutto l'impianto culturale e sociale indoeuropeo, perché ricordiamo, questi due aspetti non sono in opposizione. Nulla è in opposizione in ambito indoeuropeo, cioè tutto è funzionale, ma non in senso storicistico, non in senso pragmatico, ma è funzionale in senso ontologico. Cioè non vi sono aspetti della realtà che siano in assoluta dicotomia e opposizione. Questo, per rispondere alla tua domanda, non avviene in altre Weltanschauung, no? Come hai ben detto tu, Luca. Chiaramente basti pensare alle religioni organizzate principali, alle religioni monoteiste, cristianesimo, islam, ebraismo, dove almeno nella teologia ufficiale, che chiaramente poi vi sono varie diramazioni, vi è un'opposizione assoluta tra principi ontologici. Che vuol dire? Che nella dottrina principale del cristianesimo, soprattutto post-conciliare, vi è un regno dei cieli, naturalmente, e un regno dei cieli che, da un punto di vista lineare, è la fine della storia. Dunque la storia ha un inizio molto chiaro, descritto nel Genesi, e poi una fine determinata che avviene nel secondo Vangelo, secondo Giovanni, nell'Apocalisse. Quindi non solo abbiamo un filo molto chiaro di inizio e di termine della storia umana in assoluto, che si riflette nella storia spirituale, addirittura con la risurrezione dei morti, quindi anche il concetto di vita e di morte vengono posti su di un piano strettamente orizzontale, ma questo viene difeso comunque dai grandi dottori della Chiesa, quindi non parliamo solo di interpretazioni, ma anche di come dire, realtà dottrinali. E idem accade nel Corano, lì il discorso diventa un po' più complesso, perché chiaramente, non essendoci una Chiesa nell'Islam che decreti la verità assoluta nell'interpretazione del testo sacro dell'Islam, chiaramente è un po' forse più complessa la situazione, ma comunque abbiamo un lato luminoso, un lato assolutamente giusto e retto, e vi è poi il resto che è haram, proibito. Tutto ciò che ha a che fare col mondo degli spiriti, col mondo notturno, ma notturno anche in senso strettamente terreno, quindi addirittura atmosferico, cioè laddove cala il crepuscolo, laddove cala la tenebra, vi è il regno di Shaitan, che è il regno del male. E anche nella maggior parte delle correnti ebraiche abbiamo la stessa ricorrenza di temi. Quindi abbiamo non solo nel mondo celeste un'opposizione, quindi tra un paradiso e un inferno, tra forze del male e forze del bene, ma anche nel mondo naturale. In realtà, addirittura, in molte interpretazioni di cristianesimo, islam ed ebraismo, il mondo naturale E o Y, nella sua totalità, è il male. Perché si erge verso l'alto la foresta, la montagna, si erge verso l'alto laddove la pace può esistere solo dove si è livellato, laddove il verticale non minacci più di adombrare il divino, ma si trasforma in una pianura sconfinata dove il divino può regnare incontrastato. Quindi vediamo una grande differenza. E questo, come ha anche sottolineato molto bene Hans nel parlare del Dumézil e della sua metodologia, non è un qualcosa che è qualcosa che noi possiamo, di cui possiamo dibattere nelle sue varie declinazioni, però non se la inventa nessuno. Ci sono le fonti a parlare chiaramente di tutto ciò. C'è anche una lettura non approfondita, certo neanche superficiale, dei testi sacri della cultura indoeuropea. Quindi partiamo dai Veda, Avesta, Ledda, e tutta la letteratura sacra della Romanitas, la letteratura sacra ellenica, e ci parla chiaramente di un mondo dove a farla da padrone è la complessità e l'interazione e l'intersecarsi dei vari piani. Abbiamo nell'India vedica e poi post-vedica e ancora successivamente tantrica un'assoluta aderenza tra divinità che allo stesso tempo sono divinità creatrici
come Shiva, e allo stesso tempo distruttrici. Shiva nella sua, nel suo Tandava, nella sua danza universale, crea la vita, ma crea anche la distruzione. Addirittura vi è un'ipostasi terribile di Shiva, il Rudra, ma sempre della stessa divinità, si tratta di un suo lato addirittura, Shiva Rudra, Shiva Bhairava, il terribile, che di notte, in consorteria con la Yogini o le Mahamatrika o varie altre figure terribili della mitologia e del pantheon vedico e poi tantrico, scorrazza per i campi crematori di notte a portare il terrore ai profani e l'illuminazione agli iniziati. Tema che poi ritorna tra i Luperci. Anzi, volevi... Sì, volevo sottolineare questo aspetto di collaborazione, scusa se mi ti interrompo, no. Ma che Dumézil stressa, utilizzo questo termine un po' moderno, in diverse parti del libro, in cui dice che non c'è mai un'opposizione netta e irriducibile tra i due sovrani, quello diurno e quello notturno, per semplificare al massimo, ma c'è sempre collaborazione, e lo sottolinea soprattutto nella cerimonia proprio dell'Lupercalia, in cui i flamini ad un certo punto, per un giorno all'anno, consegnano ai Luperci la preeminenza del potere sacro, in occasione della loro grandiosa e famosissima corsa sfrenata per le vie dell'urbe. E questa collaborazione nel mondo vedico è anche impressa nello stesso termine con cui solitamente i Mitra e Varuna vengono citati, ovvero Mitra Varuna, addirittura uniti in una sola parola negli inni. Tanto che Mitra è destinatario di pochi inni come Mitra da solo, ma è quasi sempre in coppia, Mitra Varuna. Questo è molto interessante, proprio per sottolineare quanto diceva Alberto, che non c'è opposizione radicale, ontologica, etica, diciamo così, valoriale tra un bene e un male, cioè un cielo diurno che è necessariamente buono, un cielo notturno che è necessariamente malvagio, ma le due funzioni invece collaborano da punti di vista differenti, ma a creare un tutto organico che è tipico di quella società complessa degli indoeuropei. Gli indoeuropei non sono mai da vedere come un popolo primitivo nell'accezione positivistico-darwiniana che abbiamo dato il termine, ma sono un popolo che, nonostante abbia una radice preistorica nella sua cultura, era già in grado di formulare delle visioni del mondo particolarmente complesse, particolarmente, cioè direi quasi alte, aristocratiche, non assolutamente legate a dei trogloditi, perdonatemi questa espressione, cioè nel senso che studiando questa bipartizione e questa capacità di osservare il tutto e di riuscire a sintetizzarlo in un mito, ci vuole un altissimo livello intellettuale, che infatti si ripercuote nella lingua degli indoeuropei, che è una lingua poetica, una lingua complessa, una lingua ricchissima, e che poi dà origine a tutte le lingue che praticamente, quasi tutte le lingue che ancora oggi parliamo in Europa, salvo poche eccezioni. Scusa l'interruzione, Alberto. No, assolutamente, grazie per l'interruzione, perché poi in realtà ci fa riflettere su un aspetto, che una cultura che spazia nel tempo per migliaia di anni conserva sempre gli stessi temi, seppur declinati a volte in maniere differenti, nel corso di millenni. Cioè, se oggi pensiamo, per esempio, con tutte le possibili distinguo del caso, che comunque in India si seguono dettami religiosi fondamentalmente vecchi di almeno 6.000 anni, e dove vi è sopravvivenza in tantissimi luoghi d'Europa, dell'Iran, parti del Caucaso, dalla Finlandia addirittura fino alle coste della Cina e parti del Giappone, di temi antichissimi, di speculazioni di una profondità immensa, sia da un punto di vista filosofico che spirituale, esoterico, letterario, con una coerenza che, a mio umile parere, chiaramente è contestabile, non ha uguali nella storia dell'umanità. Luca, volevi dire qualcosa? Sì, no, volevo in primis fare un accenno, quando tu hai parlato dalle fonti, no? E poi facciamo un piccolo inciso su questo discorso, sulla nuova tendenza a improvvisarsi esperti di filologia senza fonti, cioè nel senso di interpretare le tradizioni spirituali o le civiltà antiche su opinioni
personali senza fondare nulla su uno studio accademico, su uno studio semantico, su uno studio filosofico, contestualizzando come fa l'antropologia culturale. Ma se secondo, io ho letto cose assurde tipo questo nome mi ricorda che, ho capito, mi ricorda che zero fonti, zero bibliografia, è un po' come dire, passatemi il termine, il segno dei tempi, direbbe che non, cioè nel senso che ci dobbiamo abituare, già ci stiamo abituando ai santoni, agli spiriti guida e chissà che cosa, adesso ci dobbiamo abituare, spero di no, ho letto un testo che parlava della Thule Iperborea, della Thule, diciamo, perché secondo me non c'è nessun rapporto con la dimensione polare, con la dimensione settentrionale. Beh, significa non aver letto nulla, no? Pazzesco. Significa veramente non aver letto assolutamente nulla. No, scusate questo inciso, perché secondo me è importante, no? Perché io credo che quello che è stato scritto da Dumézil, quello che è il vostro lavoro, non solo in questo ambito di Andrea, ma anche quello di Alberto, con altre pubblicazioni di cui abbiamo anche parlato su Pagine Filosofali, si incentra sul lavoro sulle fonti, no? Poi che possono essere interpretate in una maniera, in un'altra, okay? Però è un lavoro sulle fonti. Se viene meno il rapporto con le fonti, io credo che venga meno un principio basilare di uno studio corretto, cioè di almeno aspirare all'oggettività. Certo, assolutamente. A me viene in mente un'immagine, no, che era sorta da varie discussioni con amici. Io credo che, anzi proprio io credo, vedi, il problema è oggi degli studi o delle speculazioni in ambito religioso, filosofico, ed esoterico, che partono dal io credo. Ma tutto ciò, io immagino, nasca da un contesto ben delineato. Farei un paragone che potrebbe sembrare di primo acchito un po' vago, ma tutto secondo me risale un po' ai giochi di bambini. Quando noi eravamo bambini, io credo che possiamo dividerci in categorie abbastanza delineate, tra chi nel giocare con i soldatini, oppure giocando a guardie e ladri, eccetera, eccetera, c'era tra chi si identificava con qualcosa di altro da sé, da imitare, un eroe, un supereroe, un personaggio dei cartoni animati, e chi invece voleva far diventare il soldatino, il Lego, se stesso. Penso che un po' questo si rispecchi oggi nel campo degli studi. C'è chi, magari affascinato da forze trascendentali che quindi vanno oltre la pochezza della nostra umanità in tutti i nostri limiti, no? Me per primo, quindi perseguono i propri studi cercando di inseguire questa grandezza e di cercare le tracce di questa grandezza dove si trovano nelle fonti, perché tutto ciò che non è corredato da fonti vuol dire, allora, se non siamo disposti a cercare le fonti abbiamo paura delle nostre stesse idee. E poi invece credo ci sia chi voglia trovare nel mito, nella storia, nella filosofia, nell'esoterismo un'immagine di se stesso, incluse i propri difetti, quindi porta ad estetizzare, rendere estetici i propri difetti e quindi vederli lì. Allora lì ci sono i vichinghi, l'aquila di sangue, gli indoeuropei che erano grandissimi perché erano solo razziatori, stupratori, eccetera, eccetera. Probabilmente in quello credo si veda un pochino dell'interlocutore, no? Nel cercare di ridurre la forma dell'oggetto di studio a se stessi. Questo c'è anche un po' di pigrizia, se posso permettermi, nel senso che poi magari leggeremo un breve passo di Dumézil proprio che esemplifica la sua aderenza alle fonti, ma c'è anche la pigrizia di chi non vuole sbattersi, scusate l'espressione molto gergale, nel leggere, nello studiare, nel visitare, nel viaggiare, nell'investire, perché comunque non è che sia tutto su internet, bisogna comprare i libri, bisogna magari sbattersi a leggere in una lingua che non è la propria, ci sono testi che hanno un titolo affascinante ma magari un contenuto difficile,
questo passaggio fondamentale, che in fondo la nostra generazione secondo me ancora conosce, per una questione di, probabilmente di educazione impartita, vedo che viene sempre più abbandonato per una via diretta, ma nel senso basso del termine, cioè senza passare dall'applicazione, dalla lettura difficile, dalla rilettura costante, quindi al vero e proprio studio, che però necessita di una fiamma di desiderio reale, convinto, mentre con la superficialità di voler arrivare immediatamente a conclusioni senza passare dallo studio, poi si creano queste aberrazioni, tipo secondo me questa divinità suona così e quindi è simile a quest'altra, ma il tutto appunto basato senza la necessaria applicazione, anche molto difficile, che magari necessita anche di anni. E sia chiaro, io non ritengo di essere arrivato da nessuna parte, ma almeno provo a rimanere e rendermi utile nel tradurre alcune fonti come Dumézil in qualche modo. Vi leggo solo un passaggio perché secondo me è esemplificativo. Accendo meglio la luce, chiedo scusa. Dumézil ci dice: in quanto equites, i luperci portano un anello, ed è in effetti con un anello al dito che è raffigurato vicino ai flamini il luperco, reggente nella mano destra i febbroa, nell'ara pacis. E non si contenta di citare l'ara pacis, dice esattamente chi è che l'ha studiata, Domacheschi, e qua c'è tutto un titolo in tedesco che non sono neanche in grado di pronunciare. Al flamen di Alice è vietato portare un anello, se non è un anello aperto e vuoto, Aulo Gellio 10-15. A Roma, per esempio, i luperci appartengono obbligatoriamente all'ordine degli Equites. Si vedono i documenti probanti riuniti da Duissoa, e c'è tutto tutta la citazione, il flamen di Alice non può né salire a cavallo né toccare un cavallo. I luperci sacrificano un cane, Plutarco, questioni romane 68. I Lupercalia iniziano con un sacrificio di capre, col sangue delle quali si tocca la fronte dei due capi dei luperci e la cui pelle, ridotta a corregge, è usata a mo' di frusta dai luperci, Plutarco, Romolo, 21 e seguenti. E avanti così, il flamen di Alice non deve toccare neppure nominare il cane o la capra. Plutarco, questioni romane, 111. Per il cane, Plutarco sottolinea egli stesso l'opposizione dei due comportamenti. E in questo modo Dumézil quindi dice: questa bipartizione tra flamini e luperci era già percepita da Plutarco, che ante litteram, se vogliamo, è anche stato un po' uno storico delle religiose, un antropologo dell'epoca, ante litteram, perché non possiamo fare un parallelo tra le scienze positiviste e quelle dell'epoca. Però, ecco, vedete con quale rigore filologico, e nonostante questo rigore filologico, ci sono state comunque contestazioni anche molto dure della sua opera. Figuratevi chi non ha neanche questo rigore, a quali contestazioni deve andare incontro. No, quello di Facebook, guarda, lasciamo perdere. Loro è preclusa qualsiasi tipo di contestazione, perché credo che si sia al riparo da qualcosa. No, visto che è stato citato il flaminato, è stato anche posto ovviamente la giusta comparazione con il mondo vedico. C'è un capitolo dedicato al parallelismo tra flamine e la dimensione bramanica, no, braminica. Secondo voi è importante questo approfondimento, questo parallelismo tra alla fine due figure centrali, no? E all'interno di questo parallelismo c'è anche tutto il discorso triadico che ritorna, no, nell'interpretazione di Dumézil, non solo delle classi o delle caste, ma anche il flaminato riprende un po' questa conformazione triadica. Poi, come sapremo, cambierà la triade arcaica capitolina con la sostituzione di alcune divinità. Però c'è uno sviluppo, una dinamica che si perpetua, secondo te Andrea, secondo Alberto, e che cosa bisogna mettere giustamente in evidenza di queste dinamiche? Allora, grazie Luca per la domanda, perché è centrale dell'opera in questione, ma anche dell'approccio di Dumézil in genere. Dumézil faceva notare come le assonanze e le omologie tra l'estremo occidente del mondo indoeuropeo, quindi Roma, e l'estremo oriente, quindi l'India vedica, fossero probanti del fatto che ci fosse un retaggio comune
che era precedente alla suddivisione degli indoeuropei nelle loro varie ramificazioni. Addirittura lui negli anni 30 inizia col proporre un'omologia di carattere linguistico tra la parola flamen e la parola brahman. Effettivamente le due parole sono assonanti. Molti linguisti contestarono questa omologia dal punto di vista puramente della linguistica indoeuropea. E Dumézil, in maniera geniale, invece porta avanti l'omologia da un punto di vista funzionale. Quindi, ammesso e non concesso che le due parole si siano formate indipendentemente, che è poi la teoria prevalente dei linguisti, che io rispetto oggigiorno, dal punto di vista però funzionale, sia il flamen che il brahman sono una perfetta rappresentazione della sacralità terrena, di quello che è la divinità amica degli uomini, Mitra nel mondo indovedico, e il re delle origini, Numa, il re legislatore, a sua volta seguace in particolare di Dius Fidius. Quindi i flamini istituiti da Numa rappresentano quella che è la religiosità regolata diurna, hanno tutta una serie di prescrizioni, di statuti molto particolari che trovano quasi una perfetta corrispondenza con gli statuti e le proibizioni cui andava incontro il bramano. E Dumézil, in maniera geniale, continua a ricordarci quanto a una prescrizione del flamen corrispondesse una prescrizione in capo al bramano. La lontananza da certi animali, abbiamo visto il cavallo, la capra, il cane. La lontananza dalla nudità e da un certo tipo di sessualità, diciamo così, estatica, lasciatemi dire orgiastica, in qualche modo sfrenata, mentre nel capo al flamine e alla flaminica era chiara e centrale un tipo di sessualità particolarmente regolato. La stessa nudità era malvista e comunque poteva far perdere la qualifica di flamen al flamen stesso. Al contrario, al fianco sia del flamen che del brahman, sussistevano invece queste società di uomini, anche loro con degli statuti molto simili, sia nel mondo romano che nel mondo indovedico. Nel mondo romano erano i luperci, di cui abbiamo già parlato. Nel mondo indovedico erano i gandharva. I gandharva sono degli esseri mitologici, metà cavalli, metà esseri umani, molto simili ai centauri del mondo greco, e Dumézil di nuovo fa notare che c'è una certa assonanza linguistica tra gandharva e centauri. Ma lui dice, quando anche non si potesse dimostrare questa omologia linguistica, l'omologia funzionale è perfettamente propria, perché i gandharva e i centauri anche loro sono società in qualche modo sfrenate, legate alla velocità. Sono dei celeres, se vogliamo utilizzare un termine romano, e a questi celeres invece si contrappone, ma in maniera funzionalmente collaborativa, la gravitas, che è in capo invece ai flamani e ai bramini. Quindi è geniale come Dumézil dica, probabilmente esisteva una dualità di sovranità, una più diurna e regolata, una più notturna e sfrenata, originariamente tra gli indoeuropei prima che si separassero. Il fatto che in epoca storica si siano separati e siano sciamati in aree diverse dell'Eurasia, da una parte l'Europa, dall'altra il mondo orientale, ha fatto sì che le loro, queste figure, queste dicotomie, si diffondessero e anche dal punto di vista linguistico mantenessero comunque delle assonanze, ma dal punto di vista funzionale queste assonanze diventano delle omologie funzionali e quindi quasi delle perfette corrispondenze negli statuti che li regolavano e anche nelle caratteristiche delle varie divinità. Sottolineo un aspetto. Nel lato notturno che noi conosciamo, per esempio nella figura di Votanaz, Odino nel mondo germanico, e in Varuna, l'abbiamo detto più di una volta, nel mondo indovedico, le omologie funzionali sono particolarmente vicine, sono così vicine che a tratti sono quasi inquietanti. Cioè Odino è una divinità molto simile a uno sciamano, se vogliamo, per via della sua ricerca della sapienza runica e quant'altro, il suo autosacrificio. Ed è una divinità che lega con dei possenti vincoli, che ha una tra i suoi fedeli gli uomini belva, così come Varuna ha sotto la sua protezione in un certo senso i gandharva, che di nuovo sono uomini metà belva, è tipicamente notturno, anche lui è un grande mago, e lega a sua volta con questi legami possenti. La genialità di Dumézil è dire nel mondo romano
queste caratteristiche, come possiamo rintracciarle? Magari nella storia degli primi re di Roma, che probabilmente reca in sé, in forma storicizzata, evemerizzata per certi versi, delle caratteristiche tipiche delle concezioni indoeuropee della sovranità. Quindi Romolo, guarda caso, è accompagnato dai Celeres, che sono una mannerbunda in qualche modo, che sono anche pronti a legare gli altri nel loro incedere. Ci sono i fasci, che sono un simbolo proprio di questo potere del legare. Romolo è legato a Jupiter nella sua forma terrifica, e nel momento in cui deve combattere contro i Sabini lo invoca in una maniera molto particolare. A un certo punto alza le mani al cielo, invoca l'intervento di Jupiter, ma lui non sta combattendo, è quasi un mago anche lui, e in quel momento Jupiter interviene e manda in disfatta i Sabini. Nello stesso modo Dumézil rintraccia nella Voluspa un comportamento simile da parte di Odino nella lotta contro i Vani. E tutta questa serie di intuizioni sono fondamentali nel tratteggiare quella che è stata la nostra più antica forma di civiltà, che è la civiltà indoeuropea. E pochi gli hanno perdonato Dumézil in questo voler creare, ricreare e riscoprire un'identità comune così antica da andare molto più in là delle religioni rivelate, del positivismo e delle ideologie moderne. E credo che questa sia una delle colpe, tra virgolette, che gli vengono imputate. Spero di aver risposto alla tua domanda, Luca. Sì, sì, assolutamente. Volevo chiedere a entrambi, non so se Alberto può rispondermi, c'è un capitolo che mi ha fatto molto pensare, perché a un certo punto Dumézil chiama Romolo l'antinuma, no? Secondo te perché l'antinuma? Si ripropone, non so se è un'interpretazione superata o ancora vigente o ancora, che secondo voi, volevo chiedervi, accettabile o meno, del confronto tra una società indoeuropea, soprattutto quella latina, che si scontra con un substrato italico etrusco di origine diversa, o sono reminiscenze mie un po' datate di qualche decennio? Io premetto dicendo che sicuramente Hans è molto più preparato e titolato di me, avendo curato il libro sull'argomento, però giusto mi permetto di fare una nota proprio introduttiva, perché laddove in qualsiasi forma storica e mitica del mondo indoeuropeo, il conflitto, a mio parere, non va mai visto in senso terminale, ma in senso generativo. Cioè, lo stesso conflitto è accettato come momento in cui due poli si uniscono come fuoco e ghiaccio, fuoco e acqua, per generare qualcos'altro. Quindi nel dire un'antinuma non significa una sconfitta di Numa o un annichilimento di un principio in favore di un altro, ma più che altro per qualcosa che poi emerga successivamente da tutto ciò. Questo è un tema costante e, come ha detto Hans prima, quasi inquietante nella sua assoluta coerenza in ogni ambito culturale e anche geografico della letteratura indoeuropea. Ma possiamo parlare del Ramayana, dove Rama affronta Ravana, il demone dell'isola di Lanka, odierno Sri Lanka, o il Beowulf, dove appunto l'eroe affronta infine, in una incredibile conclusione del poema, il drago, nel quale si identifica. Cioè l'antagonista serve al protagonista per conoscere se stesso. A un certo punto non è ben chiaro chi sia il protagonista e chi sia l'antagonista, no? Questo penso sia una premessa dovuta, no? Poi lascio la parola ad Hans per lo specifico. Vai. Beh, Alberto, sei stato già piuttosto esaustivo, nel senso che, se pensiamo, non so, all'importanza del conflitto tra Latini e Sabini, tra Asi e Vani, vediamo come il conflitto sia proprio, hai detto bene, l'origine, una scaturigine di qualcosa che poi successivamente si ricompone in una società unica e organica. Perché poi la divisione tra Asi e Vani, dopo il conflitto iniziale, non crea due società contrapposte, ma crea una società unica degli dei che collaborano e insieme affrontano Ragnarok. Non è che i Vani, non so,
diventano dei renitenti di leva e non affrontano il Ragnarok, lo affrontano insieme agli Asi, così come Latini e Sabini insieme, poi in maniera armoniosa, una volta che le varie funzioni si sono armonizzate tra di loro, poi daranno origine alla Roma dei re come la conosciamo. Quindi questo è un aspetto che sottolineo perfettamente. La contrapposizione tra Romolo e Numa, che Dumézil tende a caricare molto, anche dal punto di vista verbale, quindi escono queste espressioni che hai citato, Luca, secondo me gli serve anche un po' per dimostrare come nel momento in cui il mito diventa storia, assume poi delle caratteristiche leggermente diverse, perché Dumézil è stato molto interessato al processo che portava da una narrazione veramente mitico-religiosa all'epica. Infatti Mit e Epopee è poi il suo libro principale, quasi completamente non tradotto in italiano, se non nella prima parte, in cui lui indaga proprio questo processo. Però Dumézil, nell'indagare questo processo, ci fa notare come l'epopea e l'epica siano portatrici comunque di una visione indoeuropea e quindi non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Questa intuizione in realtà gli deriva, e lui lo riconosce sempre, da Stig Wikander. Ne abbiamo parlato nella loro collaborazione all'Università di Uppsala negli anni 30, perché Stig Wikander che gli fa notare come nel Mahabharata i Pandava siano l'espressione delle tre funzioni indoeuropee. E quindi il Mahabharata, che è la più grande epica, su cui Alberto ha molto più parlato di me, del mondo indiano, è un'epica, però al tempo stesso anche lui ci veicola un'idea del sacro molto importante. E così Dumézil recupera la storia della Roma delle origini e quindi ne individua il fil rouge da un punto di vista spirituale e recupera completamente le fonti eddiche e anche Snorri e Saxo Grammaticus, che a differenza di quanto pensano alcuni che le considerano delle fonti cristianizzate, sono fonti che ancora in epoca cristiana portano in sé un retaggio indoeuropeo piuttosto chiaro e piuttosto facilmente individuabile, anche se nel diventare storia certe vicende diventano un po' più cariche e un po' meno, diciamo, celesti, se vogliamo. Quindi la contrapposizione tra il giovane Romolo impetuoso, accompagnato dai Celeres, si contrappone a un Numa già un po' in là nell'età, nel momento in cui diventa re, che scioglie i Celeres e istituisce invece i Flamini nella tripartizione dei Flamini, che poi nella religione romana arcaica Dumézil andrà a individuare proprio come le tre funzioni indoeuropee e quindi come Giove, Marte e Quirino, che sono la triade capitolina arcaica. Io mi permetto, scusate ragazzi, proprio perché a seguito di queste riflessioni, prima Alberto ha usato un termine, no? Molto, molto importante per quanto mi riguarda. Ha parlato di iniziati, no? Quasi un po' a riprendere quel famoso aforisma che riporta Colli sulle processioni dionisiache. Perché questa contrapposizione, che poi si va un po' a ricomporre, mi ha fatto ripensare un testo che io sto leggendo in questi giorni, che si chiama Le porte del cielo, appena uscito per ASEC, di Marco Baistrocchi. Marco, nel capitolo dedicato alle barche solari, nell'ambito della tradizione egizia, ci dice: all'interno delle urne funerarie molte volte si trovano due barche, una con le vele spiegate e un'altra con le vene ammainate. Qual è la caratteristica molto strana, che se noi non accediamo in una dimensione sapienziale non ci torna, perché altrimenti sarebbero degli ossimori, sarebbero degli elementi contraddittori, che la barca luminosa era afferente a Set e la barca oscura era afferente a Horus, quasi ci fosse una contraddizione tra le due cose. Questo mi ha fatto pensare proprio alla combinazione, no, all'organicità del sistema, che è funzione di un obiettivo, è funzione di un risultato, ovviamente globale, organico, che la comunità o il percorso sapienziale o religioso deve
deve realizzare. Maestro Occhi poi inquadra tutto nell'ambito del rapporto con equinozi e solstizi, nello spostamento della considerazione da un piano solstiziale a quello equinoziale della tradizione egizia. Però io credo che sia importante questo per capire poi le dinamiche, no? Quando Alberto diceva giustamente, alla fine nel mondo europeo non ci sono mai antagonismi, no? Non ci sono mai dualità irriducibili. È un po' la differenza che anche noi troviamo in alcune opere di Evola tra dualità e polarità. La dualità sono due rette che non si incontrano mai, sono due visioni del mondo completamente opposte. La polarità invece sono degli opponibili all'interno di un processo unico, no? E io credo che tutto il mondo indoeuropeo, quello indiano e soprattutto anche quello romano risponda a queste leggi, proprio per una questione di sistematicità, di organizzazione della comunità. La comunità non è mai fatta da un solo componente, è fatta da più componenti che devono essere armonizzate tra di loro. Vabbè, scusate l'inciso, però mi è venuta questa cosa perché ho il libro di Baistocchi sotto mano e mi è venuta questa cosa perché notavo proprio questa cosa molto particolare, cioè questa inversione del rapporto tra diurno e serale, tra luce e ombra, no? Che viene assegnata a divinità che apparentemente devono svolgere funzioni differenti. E lì comprendi che c'è un sottofondo e un fondamento che poi è precedente alla differenziazione, no? Un po' come poi si caratterizza tutto il mondo. Il mondo indoeuropeo, noi l'abbiamo anche accennato quando abbiamo presentato Politica Romana, ed è venuto il professor De Martino che ci sta seguendo anche in diretta, sulle grandi divinità femminili del mondo latino, del mondo romano. E quindi credo che sia importante. E in questo ambito vi pongo un'altra domanda. Qual è secondo voi il rapporto, c'è un capitolo specifico nel testo, tra religione e magia? Se per magia si intende la dimensione superstiziosa o se si intende invece qualcosa che è molto più vicino a ciò che i greci accostavano alla sapienza. Faccio un rapido accenno, poi passo anche per capacità e conoscenza di Alberto la parola. Dal punto di vista di questo aspetto che l'iniziato può anche cogliere delle realtà differenti dal profano, so che Alberto conosce bene l'aspetto di Kali e Durga da questo punto di vista, che appunto appaiono terrifiche ma in maniera differente per l'iniziato, quindi magari Alberto se hai voglia poi di parlarne. E per quanto riguarda questo aspetto della religione e magia, è molto interessante il paragrafo in cui Dumézil ne parla in Mitravaruna, perché lui dice la fides, che nel mondo indovedico è detta Shraddha, mi chiedo scusa se la pronuncia sanscrita può non essere corretta, non deve essere tanto letta come alcuni antropologi ottocenteschi l'hanno letta, ovvero come fosse la fede nostra in senso quasi cristiano, ma piuttosto come la fiducia, la consapevolezza e la confidenza, lui dice, nell'esattezza e nell'efficacia del rituale, ovvero nel momento in cui il rituale viene vedico, viene officiato in maniera esatta, conforme e perfettamente come deve essere fatta per la tradizione, a quel punto diventa efficace. E la fede del bramano non è una fede in senso cristiano verso qualcosa che non conosciamo, ma è la fede nell'efficacia assoluta del rituale nel momento in cui, nell'essere posto in essere, è posto in essere in maniera esatta. Questo è un aspetto quasi evoliano, se mi consentite, perché ricorda alcune riflessioni di Evola sul tema e di altri tradizionalisti italiani del mondo, anche del gruppo Dior per certi versi. E Dumézil lo dice in maniera molto chiara e in maniera appunto anche molto più evidente e netta rispetto alle formulazioni successive della sua opera. Questo secondo me è un modo
sintetico ma abbastanza efficace di rispondere alla tua domanda, Luca. Però ci tengo che Alberto ci parli dell'aspetto dell'iniziato e di Durga e Kali. Innanzitutto mi ricollego a quanto tu hai appena detto, perché mi ha colpito, in quanto mi era venuta in mente proprio una citazione di Evola, no? Che hai appena menzionato, e tutto questo di fronte all'apparente contrapposizione tra religione e magia. Mi è piaciuto particolarmente questo excursus che hai fatto sul concetto di Fides, no? Ma nuovamente, a costo di ripetermi, nuovamente non c'è cesura nel mondo indoeuropeo, in tutte le sue manifestazioni, tra concetto di tipo religioso, quindi anche normativo, e l'aspetto magico, soprattutto se noi vediamo il termine religione nella sua radice etimologica. Cioè, quasi come se una potesse esistere solo al cospetto dell'altra. Cioè, laddove l'aspetto religioso, e ritorniamo sempre alla sua autenticità etimologica, quindi non in senso moderno e positivista del termine, se la religione crea un perimetro sacro, un vi, come un recinto, un fanus, e crea anche un luogo dove la potenza della magia, che ha sconfinata, perché di natura cosmica, può trovare la sua efficacia. E questo mi era venuto in mente la citazione di Evola da uno dei suoi articoli degli anni 20, nei quali lui faceva, il quale, in questo articolo, lui parlava dell'importanza di agire all'interno di un limite. Dice, da laddove una grande energia viene liberata nel cosmo, si dissipa, si disperde, ma dove invece questa grande energia, come una bomba, ha il suo apice all'interno di una stanza chiusa, si vede tutta la sua portata distruttiva, certo in questo caso, ma in termini energetici anche creativa. Quindi, come dire, la religione senza l'aspetto magico nel mondo indoeuropeo perde di spinta verticale. D'altronde, la magia senza una sua interattività polare con il limite rischia di degradare in una serie infinita di rivoli e ruscelli. Quindi, insomma, questo è un po' il concetto che mi ha colpito anche, Luca, quando tu hai parlato, hai citato il libro di Bostrocchi, e in particolare la nave solare, che è presieduta da Set, e poi quella notturna presieduta da Horus. No, sembra appunto una contraddizione, ma non lo è, perché poi anche nella letteratura tantrica si parla proprio di Viparita Karani, cioè l'inversione delle polarità necessaria per arrivare a una conoscenza sapienziale assoluta. Quindi, per fare una breve nota su Durga e Kali, allora Durga, terribile, Kali, in alcune delle sue forme, sembra addirittura una divinità antagonista del genere umano, in particolare nella sua forma Mahavidya, di Kalima, una divinità che addirittura si prospera nel sangue dei propri devoti. In certe tradizioni viene vista come una divinità che preda sulla forza primordiale generativa, ma poi viene descritta dai propri fedeli come una madre. Quindi l'iniziato, quindi colui che si fa carico personalmente, no, di penetrare il velo della conoscenza, ne scorge, quindi all'interno dell'oscurità scorge appunto una luce iniziatica, ma trasformativa soprattutto. Stesso discorso per le yogini, quando parliamo di tantrismo parliamo di un universo che si è poi sviluppato in maniera molto differente a seconda anche della collocazione geografica, da quello Kashmiro al tantrismo dell'India meridionale, quindi del Tamil Nadu, è molto molto complesso, però alla fine i temi ritornano e sono sempre gli stessi: le yogini dei campi crematori, queste divinità, nuovamente metà donna, metà bestia, un po' o i Rakshasa, sempre queste creature dalle fattezze umane frammiste a fattezze feline, predatrici, sono
poi le stesse entità che guidano l'iniziato all'interno di un percorso, una catabasi, un percorso verso gli inferi che poi porta alla luce, ma è sempre un discorso che ricorre ovunque, no? Nella letteratura latina, mors janua vitae, vita janua mortis, alla fine il concetto che ritorna è sempre quello, ed è un po' ciò che tanti studiosi, per rifarci a qualcosa che Hans aveva detto all'inizio della trasmissione, non è stato perdonato né a Dumézil, ma né a tanti altri studiosi. E allora mi permetto adesso di fare finalmente la domanda che avevo preannunciato all'inizio, dicendo ok, certo. 1940, edizione di Mitravaruna, 2024 la traduzione italiana. 84 anni non sono un'inezia, non sono una banalità. Quindi volevo chiedere innanzitutto ad Hans, a suo parere, cos'è che ha fatto tardare tanto una traduzione di un testo fondamentale del genere, e poi, in seconda istanza, qual è la difficoltà, o se vuoi, Hans, anche lo scoglio maggiore che hai dovuto affrontare, non necessariamente da un punto di vista metodologico o di studio, sia precedentemente che successivamente alla pubblicazione di questo volume. Grazie Alberto, è una domanda che mi piace molto. Diciamo che arrivare a tradurre Mitravaruna è stata una piccola avventura personale, perché inizialmente ho trovato solo porte chiuse, quindi questo già fa capire il clima che probabilmente ha portato a tardare così tanto la traduzione. Non soltanto porte chiuse da parte di alcuni anche addetti ai lavori, uno in particolare che quasi un po' mi diffidava dall'avventurarmi in una traduzione di Dumézil, in particolare di Mitravaruna, poi vi spiegherò anche perché. Quasi una sorta di gelosia. Inoltre la maggior parte degli editori fondamentalmente alzava le mani e diceva no, ma Dumézil non si può tradurre in italiano, una nuova opera, è tutto bloccato, no, lasciamo stare, tutto così. Avanti così per diversi anni, stiamo parlando di quasi 7 anni di tentativi di traduzione di questo testo. Addirittura mi sono poi rivolto a Gallimard tentando di comprare io i diritti direttamente, ho detto quanto volete, cioè, a un certo punto proviamo così, a un certo punto... Viviamo purtroppo nel mondo del commercio in cui tutto deve avere un valore o un prezzo, e ho detto un sottoscritto Gallimard. Forse Alberto si ricorderà, mi rispose un tizio, non voglio usare espressioni forti, però un italiano a Parigi con sufficienza, mi disse: ma tu non hai un piano editoriale, non hai una rete di distribuzione, vuoi fondare oggi una casa editrice? Gallimard con te neanche, insomma, non vuole avere a che fare, grazie. Nonostante io avessi l'intercessione di uno degli ultimi discendenti di Dumézil, che non nomino perché è un personaggio, un tecnico, un grande professore di economia che lavora per il Ministero del Lavoro francese, a cui io mi ero rivolto via mail, che in 5 minuti mi ha risposto, mi ha detto: guarda, da parte mia felicissimo se riesci a tradurre in italiano una nuova opera di mio nonno, però i diritti sono tutti in capo a Gallimard, da parte mia i migliori auspici, però purtroppo devi parlare con loro. Quindi insomma avevo un po' perso le speranze e mi ero tenuto delle parti tradotte che poi ho utilizzato per il mio contributo sul libro I miti nordici insieme ad Alberto e ad altri, perché particolarmente ficcanti nella figura del sovrano notturno. E proprio nell'ambito della redazione di questo libro mi sono recato anch'io a Uppsala, no? Ne abbiamo parlato tanto di questa città svedese, che era la sede del Tempio di Uppsala, un tempio che raggruppava tutte le genti nordiche e che Dumézil studiò approfonditamente, perché nel Tempio di Uppsala erano presenti le 3 divinità, Odino, Thor e Freyr, con grandi statue, e ivi venivano realizzati dei sacrifici, di cui ci parla da Brema nel Gesta Ecclesiae Urgensis, studiati molto da Iliade, che tra l'altro ha avuto diffusione in Francia, soprattutto grazie a Dumézil. E quindi al ritorno da Uppsala, poi per puro caso, chissà come mai, io in questo caso proprio non credo, l'amico Guido Taglietti, che ringrazio, mi mise in contatto con Savioli del Cerchio, e io ho detto, vabbè, proviamo. Ho sentito il vice ministro dell'economia francese, e volentieri sento quelli del Cerchio, e lì invece ho trovato le porte aperte, l'entusiasmo per arrivare poi circa un anno dopo alla traduzione del testo. Però ci sono voluti 6-7 anni. Il motivo di questo ostracismo è dovuto fondamentalmente all'opera di alcuni studiosi italiani che si sono basati in particolare su quel periodo di Dumézil,
periodo dal 1938 al 1940, su quelle sue opere mature ma piuttosto ardite in certe formulazioni, per accostare la figura di Dumézil a eventi politici, diciamo così, di una certa destra autoritaria, di un certo filonazismo, filofascismo, che in realtà non trova nessun riscontro nell'opera di Dumézil, che tra l'altro aveva anche ottimi rapporti con altri studiosi di origine ebraica, che, come Benveniste, per esempio. E quindi è stata creata in Italia un po' una corrente di rilettura in senso politico, in particolare da un autore, peraltro un ottimo scrittore, Carlo Ginzburg, che ha dedicato a Dumézil proprio uno studio che appare nel suo libro Miti, emblemi, spie, e che viene citato molto spesso anche su Wikipedia. Se voi andate a cercare Dumézil o altri autori attaccati da Ginzburg in quello studio, si propone sempre questo accostamento a certe ideologie da parte di Dumézil, che è fondamentalmente un'opera piuttosto strumentale, tanto che appunto poi lo stesso Ginzburg si stupisce che in quel milieu culturale indoeuropeisti fosse presente Benveniste, che era un ebreo siriano, piuttosto che gli studi di Dumézil ottenessero il plauso di Bloch, il famoso medievista di origine francese, di origine ebraica. Segno che in realtà le divisioni che una certa lettura critica ideologizzata dell'Italia del dopoguerra vuole imprimere a questo milieu di studiosi, in realtà non trovava riscontro, perché questi studiosi, indipendentemente dalle loro origini, dalle loro idee politiche, collaboravano tra di loro. Addirittura Ginzburg, a un certo punto, nella sua disamina di questo milieu, si trova a dover giustificare come mai Benveniste abbia addirittura partecipato a pubblicazioni tedesche degli anni 30, piuttosto connotate in senso ideologico, nonostante fosse ebreo. E questo a me ha dato un po' da pensare, cioè mi ha dato da pensare che ci sia stata una volontà strumentale di accostare Dumézil e altri pensatori a un certo tipo di pensiero per screditare, ostracizzare e marginalizzare il dibattito sulle origini indoeuropee in Europa, che è un dibattito molto scomodo. Ricordiamoci, forse l'avevo detto anche in una diretta sempre ospitata da Pagine Filosofale ad ottobre del 2023, che quando si è parlato di origini culturali dell'Europa si parlò delle famose origini cristiane dell'Europa, ma nessuno parlò, per esempio, delle origini indoeuropee dell'Europa. Perché nessuno l'ha fatto? Se ci pensate è incredibile, cioè noi parliamo una lingua indoeuropea, ancora oggi utilizziamo categorie di pensiero che derivano da quel mondo, eppure non nessuno le ha proposte come una delle basi possibili dell'Europa. Spero di non essere stato politicamente troppo scorretto, però ci tenevo, perché questo ostracismo comunque da qualche parte deve portare origine, e secondo me è in questa attitudine di una certa critica italiana. Un ostracismo programmatico, tra l'altro, nel senso, io credo che più che politicamente scorretto sia stato in senso autenticamente corretto, perché se il problema, insomma, lo facciamo uscire dalla porta, rientrerà dalla finestra, perché sono dei fatti e non sono cose che diciamo noi, non dico io, non dici tu, ma vengono dette proprio da determinati studiosi alla ricerca di un discredito, cioè di minare alle fondamenta il concetto stesso di indoeuropeismo. Tu hai citato Ginzburg, che ha provato a fare con alterne fortune una critica scientifica a Dumézil. Ovviamente dal mio punto di vista è una critica assolutamente infondata, ma quantomeno cerca di darsi un manto di scientificità. Ma abbiamo attacchi diversi anche da grandi personalità del mondo accademico e politico, che sono un po' diverse, cioè sono sostanziali nella loro integrale e assoluta avversione a tutto ciò che l'indoeuropeismo rappresenta. Ora penso in particolare a due figure che vedo contigue, perché, ripeto, utilizzo il termine programmatico, perché questo attacco non appare non solo strumentale, ma ben pianificato e soprattutto aderente a una visione del mondo ben precisa. E parlo di un autore scomparso ormai più di 15 anni fa, che è Giovanni Semerano, e poi un autore ancora vivo, che è Bernard-Henri Lévy,
che anzi che ha anche una certa rilevanza mediatica, no? Quindi sia per il suo impegno politico in varie amministrazioni del governo francese, ma anche per pubblicazioni di ampio respiro di tipo filosofico. Perché ho citato questi due autori e perché li vedo contigui? Innanzitutto Giovanni Semerano, appunto scomparso nel 2005, pubblica, poco prima della scomparsa tra l'altro, un libretto molto molto breve, ma anche dal titolo emblematico, che è La favola dell'indoeuropeo. Ora, questo libro è interessante perché Giovanni Semerano è stato un filologo anche piuttosto riconosciuto. Questo libro però sembra appunto un manifesto politico più che un testo di filologia o di interpretazione dei fenomeni religiosi, perché fin dal suo incipit, questo è il testo, non so se si vede, edito da Bruno Mondadori, diciamo, leggo brevemente un paio di passi giusto per capire di cosa stiamo parlando, no? Quindi noi abbiamo in fase di prefazione, l'incipit del lavoro è: le nostre pagine mirano a colpire ideologie deleterie che sfociano nel razzismo, le stesse che nell'antichità divisero indoeuropei e popoli antichissimi non indoeuropei, tra noi ari, dominatori e semiti, complesso etnico inferiore. Le perfide etimologie ebbero l'ardire di appollaiarsi al posto della storia. Quindi noi abbiamo una storia che si deve evidentemente svolgere in un certo modo, in una certa direzione e soprattutto su un certo piano, che deve essere assolutamente monodimensionale a quanto pare, e tutto il resto, il mito. Perché poi Semerano continua, diceva in seguito: noi, ma noi chi, mi chiederei, trasferimmo lontano quelle contese e accendemmo i continenti. Se i cosiddetti potenti della terra avessero consuetudine di frequentare il grande tempio della storia, il mondo sarebbe meno intriso di sangue e meno bagnato di lacrime. Non mi sembra un testo di filologia vero e proprio, ma andiamo avanti. Si apre il primo capitolo, che si intitola appunto La favola indoeuropea, ed esordisce dicendo: il comparativista August Schleicher. Ora, August Schleicher, parliamo di uno dei grandi pionieri degli studi indoeuropei, autore del compendio delle grammatiche indoeuropee, autore di un libro fondamentale sulla grammatica lituana, che addirittura uno studio comparativistico incredibile sull'assoluta vicinanza della grammatica lituana a le profondità del greco e del latino, no? Quindi, però lui Schleicher dice: si lanciò all'avventura di narrarci una favola sulla pecora e i cavalli in pretto indoeuropeo, almeno a stare a lui. Una favola così melensa, inventata a dispetto di ogni musa, che se avesse potuto, libera dai legami, anche la pecora sarebbe fuggita via. E nel citare l'incapacità filologica dello Schleicher, Semerano procede a citare esclusivamente se stesso nel corso di tutto il libro. Quindi direi, mi sembra abbastanza evidente, ora non mi voglio tediare troppo, ma vi sono varie altre ricorrenze di questi temi. Citare solo se stessi mi pare già abbastanza emblematico. Ecco. Direi. Luca, hai il microfono staccato. Sì, scusa. Dico, almeno è una fonte, se stesso è già una fonte. sì, è già un punto di partenza. Sì, no, mentre questo... cerchi il passo, devo dire che effettivamente Ginsburg ha un approccio comunque, che è un ottimo fabulatore, un ottimo scrittore, e ha un approccio almeno di ricerca. Sì, no, tra l'altro Storia notturna e Benandanti sono due testi interessanti da un punto di vista. Assolutamente, il punto è che mentre tu cerchi il passo, aggiungo che Ginsburg si stupisce che Dumézil e Otto Oehler credano in una continuità indoeuropea, per esempio delle società delle Mannerbund, che si ripercuoterebbe nelle leggende medievali della caccia selvaggia. Però poi lo stesso Ginsburg sostiene che la continuità non sia da vedere col mondo indoeuropeo, ma con lo sciamanesimo eurasiatico molto più antico. Ma ora, esatto. se non è possibile una continuità di 3.000 anni, come puoi spiegare come controdeduzione che sia possibile quella di 10.000 anni? Magari sì, sono vere entrambe, però mi pare anche una contraddizione di tipo quasi aristotelico. Cioè, come esatto, cioè, è la stessa contraddizione che io trovo nel testo di Semerano, perché lui dice: non è vero, è tutta una falsità, perché in realtà
la continuità c'è col mondo accadico e sumero, ma nessuno ce l'ha col mondo accadico e sumero, cioè lungi, non ho mai trovato uno studioso di indoeuropeistica che dicesse la gloriosa civiltà indoeuropea contro la primitiva civiltà sumera, ma non è vero, anzi ho letto il contrario, magari di affinità, dove non esistono affinità linguistiche o anche genetiche, esistono affinità di pensiero, come alcuni studiosi indoeuropei hanno decretato nel parlare addirittura della mitologia giapponese quasi indoeuropea ad honorem. Poi gli studi di genetica hanno dimostrato che effettivamente tracce di popoli indoeuropei si trovano fin sulle coste della Cina e in determinati anche aspetti culturali, ma questo è un altro argomento. No, la citazione non la faccio più perché ormai già mi è venuto un po' di nervoso a rileggere queste cose insieme, ma in realtà leggo qualcosa di ben peggiore velocissimamente per non tediarvi. Ho parlato di Henri Lévy e lo devo citare, tra l'altro questa parte viene analizzata, verrà analizzata in maniera egregia nel prossimo libro, nel libro di prossima pubblicazione di Francesco Perizzolo, il terzo volume sulle rune, lo studio filologico e spirituale sulla spiritualità che scaturisce, che circonda tutto l'aspetto delle rune, ma voglio giusto anticiparvi un paio di passi presi dal suo testo, del testo di Henri Lévy del 2017, L'esprit du judaïsme. È lo spirito del giudaismo. E ci sono due passi piuttosto emblematici. No? Uno recita così, dice: e se dietro la pira funeraria della religione sottomessa, dietro la celebrazione della federazione universale, nella quale l'albero della vita trionfò sugli avvoltoi dell'ordine morale, un occhio preoccupato avesse potuto discernere le sagome di più antichi dei che si credevano morti, ma che tornavano strisciando nel mondo. Notiamo sempre le scelte lessicali, sono importanti, di nuovo riporto l'attenzione sul discorso fatto prima sull'aspetto programmatico di certe pubblicazioni. E più in là, Henri Lévy continua affermando, cominciai a chiedermi se l'umanità possa fare a meno degli dèi, se possa abbattere il Dio supremo senza rischiare il ritorno degli altri, tutti gli altri, tutte quelle divinità dell'antico paganesimo indoeuropeo e le ancora più perniciose divinità moderne e politiche, Thor, Wotan, Prometeo liberato dalle catene, Idre e Draghi, dei della razza e della storia, della natura flagellatrice e della scienza senza limiti, la cui sanguinosa invasività aveva richiesto per essere arginata tutta la forza dell'unico Dio, ma di cui nulla ormai impediva il ritorno. Nuovamente, quindi, non siamo noi, dal nostro piccolo, per carità io, Alberto o Hans, a dire che vi è una certa porzione del mondo accademico e politico che auspica e vede come unica soluzione alla conflittualità dell'uomo la fine della storia, ma sono loro stessi a dirlo. Parliamo di qualcuno che è un consulente, è stato consulente di un primo ministro, personaggio molto in vista nel mondo accademico, dove dice appunto, te dobbiamo far finire il mito, dobbiamo far finire la storia. Quindi queste divinità europee, non c'è neanche un tentativo di discredito accademico, ma c'è un tentativo assoluto di discredito sostanziale, essenziale, ontologico. E quindi questo direi che dà molto da pensare. Aggiungo che il fatto di pensare che gli studi indoeuropeistici siano necessariamente ideologizzati cozza poi anche di nuovo con la storia, perché Dumézil fu anche mecenate di alcuni studiosi, e tra l'altro anche del filosofo Michel Foucault, che come sapete fu un pensatore importante della contestazione del 68, e un studioso omosessuale che purtroppo morì di AIDS nel 1984, ma che fu il principale pupillo di Dumézil e che almeno all'inizio deve la sua carriera accademica grazie al patronaggio di Dumézil, proprio segno che in realtà non c'era questa volontà ideologizzante dietro gli studi indoeuropei. Pare piuttosto che la volontà ideologizzante sia nel fronte della negazione degli studi indoeuropei a questo punto, e mi pare anche piuttosto evidente. Quindi, insomma, spero poi peraltro che questo genere di polemiche, anche quelle di Ginsburg, in realtà, nonostante Adelphi continui a stampare questo libro, trovino una fine e si possa finalmente ritornare a parlare di filologia, parlare di mitologia, di studi comparati, indipendentemente dal tentativo di connotarle necessariamente in senso ideologico. Beh, ci sarebbe... tu hai citato Adelphi, no? A proposito anche di una certa propensione... nei confronti di quelle che sono state le radici del,
dell'Europa, le radici comunque anche del bacino del Mediterraneo. Più di qualcuno mi ha sempre chiesto: ma perché Adelphi ha pubblicato sempre che non ha mai pubblicato Evola? Che credo che ci siano motivazioni poco ideologiche, no? Perché molte volte io credo che dietro l'ideologia effettivamente si nascondano altri tipi di motivazioni che sono molto più profonde, no? Perché è facile nascondersi dietro la politica, per quel che dal mio punto di vista è rimasto della politica, quasi nulla. Però credo che ci sia un'impostazione di riferimento concernente l'approccio dell'uomo nei confronti del sacro. Io credo che si voglia spezzare quel tipo di approccio, no? Che è un approccio volontaristico, che è un approccio di coscienza attiva, no? di propensione nei confronti anche della conoscibilità di quello che è il mondo circostante, no? Il cosmos dei greci, no? Come unità pulsante della natura vivente, no? Concezione assolutamente inesistente nell'ambito delle religioni monoteistiche, dove la natura viene vista come un nemico non mortale da abbiurare, da cui stare ben alla larga. Ma non è solo, ma le culture monoteistiche sono la derivazione di processi e civiltà precedenti ad esse, no? E quindi credo che si voglia spezzare quel tipo di rapporto. Qual è, secondo me, e vi pongo questa domanda, la problematica insita nel mondo di chi studia la tradizione e la cultura indoeuropea, e ricadere in quello di a cui nell'ambito a cui faceva riferimento Alberto prima, cioè quello di polarizzare il mondo indoeuropeo come espressione solo di una parte del cielo, no? Sì. Quanto questa sera abbiamo, credo che voi in maniera magistrale abbiate espresso l'organicità della visione del mondo indoeuropea. Bene, polarizzare ed estremizzare la cultura, la tradizione, la visione del mondo indoeuropea esclusivamente, e io credo che su questo Evola pecchi ogni tanto, anche se poi alcune volte concordo. Quello di estremizzare e vedere solo una parte del mondo indoeuropeo, perché io credo che si offra il coltello dalla parte del manico a chi poi voglia strumentalmente indicare e porre il dito, come per dire: ecco, guarda, la società patriarcale, no? Quella dove poi non è vero, nel senso che cioè, io faccio sempre l'esempio che forse abbiamo anche fatto nell'altra diretta, non mi ricordo, a proposito dei flamini. Beh, il flamen dialis, senza, quando viene a mancare la flaminica, cessa il proprio incarico sacerdotale. Qualcuno deve ancora spiegarci perché, se fossimo a Roma, fossero stati in una società prettamente patriarcale, diciamo che se sarebbero altamente fregati che la moglie del flamine, come dire, non fosse più in vita. Invece no, invece decade l'incarico sacerdotale, perché c'è un rapporto simbiotico tra le due componenti. E io credo che a volte bisogna anche porre degli interrogativi all'interno del proprio mondo, proprio per evitare queste estremizzazioni, queste estreme polarizzazioni, e per non offrire poi strumenti non argomentativi, ma strumenti di critica
inutile verso un campo che vuole completamente destrutturare quella che è la tradizione la chiamiamo occidentale, ma occidentale non è, perché parliamo anche di influenze, e che influenze avevo ovviamente accennato addirittura alle coste della Cina, quindi siamo ben, e poi anche la tradizione, come diceva Alberto, del Giappone. Beh, lo Shinto è indoeuropeo nello spirito, no? E quindi c'è il testo appena uscito per Arctos di Medrano, e quindi possono anche non esserci dei riferimenti culturali o di riferimento diretto, però lì c'è la visione solare imperiale che è determinante, no? Basta vedere tutta l'epopea di Amaterasu, della dea solare per eccellenza. E poi sembrerà sorprendente, ma ci sono comunque studi molto interessanti di anni recenti che in realtà rintracciano anche delle comunanze cultuali, in particolare gli studi sulle prime popolazioni che hanno abitato le isole del Giappone, insomma, quindi assolutamente, come dici, cioè vi è un'assoluta omologia in ambito giapponese con l'ethos indoeuropeo. Ma Luca, sottolineo quanto hai detto anche l'importanza di ristudiare l'indoeuropeismo un po' come antidoto a certe polarizzazioni che un tradizionalismo un po' di maniera e che strumentalizza alcuni passi già un po' forzati di Evola sull'aspetto esclusivamente diurno ha reso possibile. Cioè l'indoeuropeismo e lo studio, in particolare questo libro Mi trovare una, io l'ho tradotto perché era un libro che mi sono accorto subito essere importante nella carriera di Mesi, ma anche perché rispetto a un certo evolismo di maniera rappresentava un antidoto, perché faceva comprendere la complessità e la complementarietà degli aspetti diurni e notturni all'interno del mondo indoeuropeo. Quindi io questo aspetto lo sottolineerei con una certa forza, perché nel momento in cui andiamo a studiare nuovamente le fonti in maniera approfondita, come fece Dumézil, appaiono degli aspetti più complessi rispetto a quelli che un certo tradizionalismo ha voluto poi consegnare ai posteri. Certo, come spesso diciamo, magari il problema non è tanto Evola quanto gli evoliani. Quantomeno alcuni di essi sicuramente. No, intendo dire come alcuni lettori di Evola, ovviamente. Sì, certo. No, sapete qual è il problema, secondo me, visto che siamo qui, adesso ci siamo messi in modalità di conversazione libera, ditemi la vostra. Il problema è cristallizzare il pensiero di un autore, no? Cioè, pensatori come Evola, ma non solo Evola, sono stati eccezionalmente necessari per introdurre determinati argomenti, no? Cioè, senza di essi noi non avremmo sentito parlare delle opere di Chereni, ma di Dumézil. Evola forse cita in un vecchio articolo, non avremmo sentito parlare della tradizione orientale, dello yoga, del tantra, della potenza, cioè ragazzi, non avremmo sentito parlare di certe cose. Quindi dobbiamo, però, qual è il problema dal mio punto di vista? Che cristallizzando questi autori noi gli abbiamo fornito erroneamente la capacità di vedere in profondità tutte le dimensioni, anche quelle a cui loro non hanno avuto accesso, no? Cioè, tu sei introdotto nello studio del latino nel momento in cui in seconda media, faccio esempio spicciolo, l'insegnante d'italiano ti inizia a far vedere la prima declinazione, quindi fai rosa, rose, rose. Bene, quella è l'introduzione a quel mondo, quando tu da ragazzino, da piccolo adolescente, hai il primo approccio. Però se tu ti cristallizzi su quella lezione e credi che quello sia il latino, è finito, no? È completamente finito, perché lì hai la prima traccia per entrare
nell'argomento. Se poi declini tutti gli argomenti che non più quando sei adolescente, ma quando sei adulto, si palesano dinanzi e tu stai sempre a dire ma rose, è finita. Cioè dice no, perché ripeti sempre lo stesso paradigma. E allora è ovvio che non riesci più a vedere in profondità, non riesci più a penetrare la complessità del mondo antico come la complessità del mondo spirituale. Quindi certi autori bisogna consacrarli e renderli omaggio per la loro importanza fondamentale, ma bisogna anche contestualizzarli dal punto di vista della gradualità della conoscenza, no? Cioè io poi vedo, permettetemi, delle cose assurde, cioè gente che pretende di contraddire Flood, Bruno, Campanella citando gli autori del Novecento. Ebbene, cioè tu non puoi contraddire, come dire, uno studio universitario con lo studio della scuola materna. Stiamo parlando di due cose diverse, no? Cioè ci deve essere una gradualità anche di comprensione. Quello che anche grazie a voi nell'ambito del mondo indoeuropeo è stato fatto e si continua, spero, a fare, è riprendere la traccia, il solco segnato da gente come Evola, però per poi andare avanti, certo. No? Per approfondire cose che necessariamente anche lui non l'ha potuto fare, anche per una questione di tempo. Lui ha tracciato tanti sentieri, non ha potuto approfondire tutto, no? in maniera esaustiva. E lì credo che ci si incarta quando poi si ripetono quasi come se fosse una filastrocca per bimbi le stesse cose, no? E quindi, tornando al discorso di prima, poi certe polarizzazioni estreme, soprattutto tra il rapporto tra maschile e femminile, noi in maniera anche documentale le vediamo più nel mondo delle civiltà del libro che rispetto al mondo della cultura indoeuropea. E quindi polarizzandosi, noi trasliamo l'orizzonte dalla cultura tradizionale europea occidentale a una cultura che, seppur ovviamente rispettabile, è diversa dalla nostra. E quindi... permettimi di ripetermi, io dico spesso questa cosa, che il problema ritorna sempre nell'assumere le categorie di ciò che si avversa. Cioè, molti tradizionalisti hanno assunto le categorie delle religioni del libro nel parlare dei propri autori, nell'interpretare, nel fare una... Patrizia ce l'ha con voi, non con me. No, ce l'ha anche con te. Sicuramente anche con te, Luca. Però, ecco, andiamo a vedere che ci sono stati tanti tradizionalisti che hanno usato le stesse categorie che avversavano nel citare Evola, nel citare Scaligero, nel citare tanti altri grandi maestri e tanti grandi pensatori, con le stesse categorie religiose del cristianesimo, dell'islam o dell'ebraismo. Cioè, o addirittura dell'ognosticismo. Addirittura dell'ognosticismo, cioè che... Questa dualità, no? Fortemente contrapposta. Materia e spirito, cioè una delle più grandi aberrazioni cristiane, l'ognosticismo, a mio parere, cioè, e la sua, soprattutto la sua declinazione neognostica odierna. Sì, che è molto peggiore per certi versi. Molto peggiore perché poi pretende di avere una natura antagonista al pensiero cosiddetto tradizionale in senso... dei dottori della Chiesa, no? Che è una follia ed è una grande contraddizione nei nostri tempi. Sì, a corredo di quanto detto Luca, se posso, Alberto, ci sono l'introduzione che fece Pio Filippani Ronconi allo Yoga della Potenza, in cui Pio Filippani Ronconi, da grande orientalista, fa notare tutte le fonti alle quali Evola non ebbe accesso, come il Vishnana Bhairava Tantra, piuttosto che altri tantra che gli avrebbero permesso una conoscenza molto più approfondita e probabilmente di non incorrere in certi, se non errori, quantomeno
interpretazioni non così approfondite. Poi segnalo che su Studi Evoliani, mi pare del 2014, è stato fatto un interessante studio, non ricordo l'autore, chiedo venia, proprio sui rapporti potenziali tra Evola e Dumézil. Evola conosceva Le Festin de Mortalité, che è un'opera giovanile, fondamentalmente la tesi di laurea di Dumézil, ma non fece mai uso estensivo di Dumézil e avrebbe potuto farlo anche a beneficio della sua opera, perché la tripartizione funzionale di Dumézil si sposava molto bene con alcune elaborazioni di Evola, no? Una sovranità magica piuttosto che poi di un potere guerriero e poi di un potere produttivo, che Evola declina anche nelle varie ere del mondo, no? E quindi avrebbe potuto farne veramente, veramente ampio uso. Mi piace però anche accendere un po' una speranza. In questi mesi, in questi anni di conferenze, anche con Alberto, con gli amici di Assemblea delle Lance a Milano, con Francesco Perizzolo nelle sue presentazioni dei libri, a Torino siamo stati da Scutum con alcuni amici, in cui si è provato a fare un'opera di ricerca indoeuropea, diciamo, legata alle fonti, nei limiti del possibile, e queste dirette, anche la diretta di ottobre, questa, magari altre, insomma, speriamo che possano servire a riprendere un po' il filo del discorso e considerare il tradizionalismo, anche evoliano, come un punto di partenza e non necessariamente come un punto d'arrivo. Beh, allora io vi chiedo di venire a parlare qui anche del discorso legato alle rune in maniera diversa da come viene fatto, come dire, in altri ambiti. Sì, il discorso del tradizionalismo è un discorso che io credo debba aprirsi agli apporti di chi è tradizionalista e non lo sa, no? Cioè, anche con anche dal punto di vista ideologico, io mi sono trovato una volta nel festival di Angelo Tonelli sulla cultura greco e latina ad assistere a una conferenza di Maurizio Bettini, su cui si può provare, alcune interpretazioni possono essere accettate, altre meno, dove c'è una forte componente ideologica, nel senso che professor Bettini non ha mai nascosto la propria, come dire, derivazione dal punto di vista politico, però fece una conferenza in quel contesto sui numina, sulle potenze, no? Ma ragazzi, sembrava di sentire Evola in introduzione alla magia. Lui è lontano mille miglia da quel tipo di contesto. Se noi abbiamo dinanzi tutti gli studi fatti da un Colli, che a Pisa era considerato un eretico assoluto perché non seguiva la vulgata marxista dell'università, noi abbiamo una dimensione legata all'interpretazione dei presocratici, di Nietzsche stesso, della tragedia, che quanto di più tradizionale ci possa essere. Però siccome non è inquadrato o non è stato citato da certi autori, e allora non è catalogabile e non è, come dire, inseribile in determinati percorsi di studi, perché il dato è sempre nell'ambito formale e mai nel dato sostanziale. Cioè, noi dovremmo fare, assumere un'abitudine di cui mi parlava spesso Piero Fenidi: dovremmo leggere i libri senza conoscere l'autore, no? Cioè, e dovremmo giudicare i libri senza sapere chi li scrive, e forse credo che cambieremmo molte volte le opinioni sugli autori, perché noi siamo molto volte condizionati, no? Nel bene o nel male, da quello che leggiamo, e molte volte siamo anche condizionati dalle introduzioni, dalle postfazioni. Io sono una persona, lo sapete, che durante l'anno curo tante introduzioni e tante prefazioni. Bene, gli amici che me lo chiedono, io molte volte gli dico: leggi prima il testo e poi dimmi se la mia introduzione è coerente o non coerente col testo che hai letto, perché l'introduzione deve essere un arricchimento del testo,
perché ci sono a volte introduzioni o postfazioni che snaturano il testo o contraddicono il testo o non arricchiscono il testo. Questo perché c'è un processo di conflitto nella forma e non c'è una discesa nel piano sostanziale dell'opera, che è un concetto e un riferimento alle idee, ai contenuti, alla visione del mondo. Noi credo che dovremmo e dobbiamo riferirci a quel piano sostanziale, che sono il piano ideale, il piano sacrale, dove ci sono delle comparazioni e dei collegamenti che prima non si erano poste in essere. Qualche anno fa, e vi faccio la domanda così poi mi rispondete, avreste mai incontrato un cultore della tradizione indoeuropea, e mi riferisco ad Alberto, che potesse venire qui o in altri contesti a dire che nel mondo indoeuropeo non c'è un contrasto, ma c'è una risoluzione nell'uno delle varie componenti differenti? Secondo me no. Vi avrebbero detto, perché Evola ha detto che un elemento domina su un altro, senza capire il perché, il per come, se si tratta o meno di un'affermazione corretta o meno. A voi. Sì. Attenzione, che tra l'altro, scusa se Alberto non stavi per dire niente, dico solo una cosa. Abbiamo parlato prima con Dumézil del discorso religione e magia e della confidenza che il rituale brahmanico sia, se effettuato correttamente, dà sicuramente dei risultati. Immaginatevi se tutto ciò, quindi l'azione spirituale, parte da una incomprensione delle fonti, da un'incomprensione, da un'opinione personale, da delle polarizzazioni che non esistono. I risultati non possono che essere catastrofici, se ci pensate. Cioè, se noi assumiamo il modo di pensare braminico, ovvero in cui è soltanto con l'esattezza del rituale che si può avere questa fede nella certezza del risultato, nel momento in cui la concezione spirituale sottesa si basa su polarizzazioni e contrapposizioni che non esistevano nel mondo indoeuropeo o che sono addirittura il frutto della trasposizione di una mentalità cristiana repressa, ma in realtà mai superata, che quindi ci fa vedere le cose in maniera dicotomica, nel momento in cui c'è un'azione spirituale, i risultati rischiano di essere particolarmente nefasti, ecco, nella migliore delle ipotesi. Però è anche un discorso, Alberto credo che su questo mi possa rispondere, è anche un discorso di attitudine personale, no? Nel momento in cui noi siamo in un momento storico, anche e soprattutto in ambito esoterico, dove tu dicevi il risultato dell'azione magica è certo nel momento in cui il rituale viene svolto con certezza, no? Nel un testo pubblicato da Arl, La norma magica di Aldo Braccio, si parla dell'estremo formalismo giuridico dei romani, nel senso che ci deve essere la massima precisione nell'esecuzione. Voi immaginate il contesto esoterico contemporaneo dove è un po' così, diciamo, un po' dubbio e nebuloso, giusto per essere buoni, dove non c'è nessun tipo di ferro formalismo, disciplina neanche a nominarla, che tipo di rapporto possono avere con questo mondo che voi questa sera state ben rappresentando. E come diceva Alberto, lo specchiarsi, no? E guardarsi su ciò che si è o ciò che non si è, e vedere il mondo indoeuropeo come il contraltare della società moderna. E quindi che si fa quando si vede il proprio demone oscuro nello specchio? Si scappa, o si rifiuta, o si dice che non si è visto niente. Questa è la prima reazione che spesso si manifesta. Alberto? Sì, in effetti è la forma più alta e quindi più nefasta di narcisismo. Cioè, il narcisismo esoterico è pericoloso proprio in virtù di ciò che ha detto Hans Focanzi, no? Quindi immaginiamo un'aderenza cultuale
così ferrea e una disciplina talmente radicata da poter parlare di un'assoluta certezza del risultato dell'azione rituale, e questa traslata in un contesto come quello odierno, nel quale appunto c'è cioè, io penso, ma io credo che, ma secondo me. E lungi da noi chiaramente parlare di ortodossia, perché è proprio il contrario, ma un po' diverso è il contraddittorio dalla la certezza basata sul nulla. Il mondo esoterico odierno, basta guardare i scaffali, vabbè, ormai i scaffali nelle librerie non ci sono quasi più, però fino a qualche anno fa i testi che andavano per la maggiore e che oggi sono relegati grosso modo a qualche sito dove si vendono libri a 1200-1500 euro stampati un altro po' in ciclo stile, della categoria occultismo, dove realmente si impara molto poco di esoterismo e si impara molto di narcisismo, laddove grandi esoteristi anche contemporanei hanno trovato maggiore giovamento appunto da uno studio accurato delle fonti, perché è sempre il solito la solita contraddizione che abbiamo un po' evidenziato nei testi dei grandi critici degli studi indoeuropei. Da un lato si vuole dire non vi è contiguità, però poi si aprono altri tipi di contiguità, quindi da un lato si fa appello nell'occultismo a una tradizione sapienziale, dall'altro si dice che l'opinione personale è fondamentale, dove non è importante il formalismo, dove non è importante la ricerca, ma quanto un culto spropositato dell'ego. Cioè, alla fine è un po' dire, ecco, noi non possiamo adorare dei, non possiamo entrare in un ambito rituale perché siamo dei, e si parte, quindi il punto di arrivo diventa il punto di partenza e diventa un po' impossibile, un po' correre le Olimpiadi dopo essere stati fermi per 5 anni davanti al televisore, sembra un po' assurdo, e in effetti quello che ci insegna la cultura di cui ecco, siamo eredi, no? Volenti o nolenti, quella indoeuropea, è proprio questo: non c'è cesura tra il mondo delle cose e i piani luminosi e i piani celesti, no? Laddove, quando prima si parlava Romolo e Numa, quando il mito si fa storia, chiaramente le cose cambiano un po', ma è un bene, perché è anche questa è una contiguità dell'indoeuropeismo, cioè dell'assoluta mancanza di cesure assolute tra opposti, perché il mito deve farsi storia, altrimenti non è nulla, è una favola. Così la storia senza mito è un deserto di materia. Torniamo sugli stessi temi, perché sono gli stessi temi che portano avanti l'umanità dall'alba dei tempi, da quando abbiamo cominciato a scorazzare su questo pianeta. Sottolineo che Luca ha detto disciplina, manco a parlarne nel mondo spirituale confuso contemporaneo. Pensate a tutte le prescrizioni in capo ai flamini e ai bramani, no? Che erano le massime figure possibili, immaginabili di quel mondo, e di civiltà come quella di Roma e quella dell'India, che hanno poi un lascito culturale gigantesco. Le massime figure sacre vivevano di prescrizioni, di discipline ferree al limite dell'incredibile, no? E quindi pensate rispetto a lasciarsi andare continuo nel rendere quasi sacro le proprie bassezze più innominabili, nel lasciarsi andare a qualsiasi cosa senza nessuna disciplina, che viene poi spacciato per una forma di tantrismo magari, piuttosto che di occultismo della mano sinistra, che in realtà tale non è, ma ovviamente fa sorridere. Quindi, sì, anche in questo senso. Beh, Alberto. No, vai Luca. No, anche visto che tu hai citato il tantrismo alla mano sinistra, a me veniva in mente coloro che poi si dilettano, no? nel recitare questo mantra sul lasciarsi andare, dicendo: no, ma tanto la cultura misterica antica, il dionisismo, le menadi. Per questo tornavo al discorso di Colli e delle fonti, perché anche quando c'è un'estasi molto molto accentuata, quindi una pratica estatica molto molto forte,
la caratteristica di chi era protagonista di certi percorsi iniziatici molto potenzialmente molto forti era quella di mantenere una fortissima coscienza, una coscienza di veglia. Quindi la destrutturazione avveniva a patto che la coscienza non venisse smembrata, ma venisse assolutamente potenziata. Cioè Prometeo nel suo mito, quando viene, come dire, condannato e incatenato, poi ci sarà tutto il processo con le altre due tragedie di Eschilo, è coscientemente trasgressore e coscientemente subisce la punizione divina, no? Cioè non c'è un pathos della rinuncia o del lasciarsi andare, lui coscientemente affronta la decretazione paterna, anche, esatto. anche nelle processioni dionisiache o nelle rappresentazioni bacchiche che i moderni occultisti vogliono far passare come una forma di degradazione o di perdita della coscienza. Se noi andiamo a vedere, appunto le fonti, beh, le cose stanno completamente in un'altra maniera, no? E quando analizziamo, per esempio, le laminette orfiche, in alcune rappresentazioni anche funerarie, queste laminette venivano posizionate alcune volte sulla parte del cuore, no? Quasi a denominare una centratura cardiaca e spirituale che queste persone andavano ad affrontare. C'era tutto un processo di catarsi. Lo stesso Cicerone ci dice la purificazione. Beh, la purificazione non è solo sciacquarsi le mani con l'acqua, è una purificazione dell'anima, no? Che va ben oltre la lustrazione normale. Il rito romano è un rito che si fa in condizioni di castità non solo fisiologica, ma anche dal punto di vista sottile e animico. Comprendete che è una visione del mondo e della vita completamente diversa, che appunto si determina in condizioni che l'occultismo ottocentesco e poi quello contemporaneo hanno completamente travisato. Ma perché hanno travisato? Perché fondamentalmente l'occultismo è parte dell'esoterismo. L'Italia rappresenta un unicum, forse per fortuna, da questo punto di vista. Hanno incentrato la propria origine nelle tradizioni del libro. Sì, cioè. Anzi direi pure un po' peggio, cioè anche nel milieu culturale ed economico, perché l'occultismo inglese dell'Ottocento è figlio della rivoluzione industriale, è figlio del maccanicismo. Cioè se noi andiamo a leggere comunque, chiaramente è un ambito molto complesso quello quando si parla di Crowley, per dire, ma anche di MacGregor Mathers o di William Butler Yeats, non poeta ma esoterista, vi è una declinazione assolutamente meccanicistica dello spirito, e qui non parliamo della fides nel risultato preciso e perfetto, ma piuttosto della comparazione del processo spirituale, del contatto tra il mago e il cosmo attraverso una serie di ruote dentate che assomigliano all'ingranaggio, no? Il problema è proprio questo, è per gli occultisti contemporanei, a mio parere, una non coscienza dell'assoluta contraddittorietà delle proprie proposizioni. Cioè, allo stesso tempo, coloro che dicono ciò che è in alto è come ciò che è in basso, citando la tabula smaragdina, poi propongono, nel vedere degradate le austerità del passato, in realtà come se stessero proponendo scientificamente che in condizioni progressivamente più estreme dal punto di vista ambientale si debbano sviluppare delle tute di protezione sempre più deboli. Non ha alcun senso, cioè, dico, se si va su Saturno non è come andare a fare un giro nel giardino di casa. Invece no, però gli astronauti si devono mettere le maglie di lana. Questo sembra un'assurdità, ma non sembra un'assurdità dire io sono un tantrica, ma assolutamente tutte le austerità che i tantrica hanno fatto e continuano a fare, perché il tantrismo è vivo oggi in India come lo era 150 anni fa senza alcun tipo di cesura,
Quelle erano degradazioni che appartengono a un'epoca oscurantista, beh, a seconda della declinazione culturale, no? Leone di Horus, oppure oscurantista, oppure appartiene a una visione del Kali Yuga, perché in realtà noi siamo individui differenziati. Quindi assumono l'estetismo della pratica, perché è affascinante, però chiaramente tagliando via, sfrondando tutto ciò che causa fastidio. Sforzo. Vi leggo, allora, ecco qui, un messaggio dalla professoressa Adelaide, sicuro che saluto e grazie per essere con noi. Le fonti sono importantissime, ma molto spesso, purtroppo, completamente ignorate da chi si professa studioso di esoterismo. Io sottoscrivo, anche perché ho letto libri di esoterismo senza neanche una nota e un libro di riferimento bibliografico, e quindi siamo a livello del fantasy totale, quindi è assolutamente condivisibile da questo punto di vista. Sì, c'è la mancanza di una struttura di fondo. C'è la mancanza di una tradizione a cui riferirsi, perché guardate, c'è una contraddizione, no? C'è un libro di Mediterranei della professoressa Cigliana proprio sul mondo dello spiritismo, in cui dice molte volte tutte le manifestazioni spiritiche, teosofistiche, neospiritualiste, per usare un termine usato anche da Genon e da Evola, sono nate come una risposta a quella che era la religione dominante, no? Perché non più soddisfacente di alcuni bisogni dal punto di vista spirituale, c'è stata questa emergenza, questa riemergenza di queste pratiche. Qual è il problema? Il problema è che la religione dominante è uscita dalla porta e rientrata dalla finestra, sì. Perché tutto quel tipo di espressioni comunque esulano dal mondo della cultura andropea, quindi dal mondo classico, dal mondo del bacino mediterraneo, dal mondo della cultura indiana. Noi qui abbiamo avuto ospite Luca Violini, che è uno studioso del mondo orientale collegato con la tradizione Dzogchen. Beh, la riflessione, la meditazione, la disciplina nella pratica sono una costante in quel tipo di tradizione, ma perché c'è un ethos, no? C'è un carattere, no? dietro una visione del mondo. E se non c'è un carattere anche nell'approcciare una forma di sacralità, una forma iniziatica, tutto si degrada in ciò che già Porfirio denominava superstizione, no? E quindi come forme popolari, volgari, di manifestazioni quasi al limite del truffaldino nell'ambito della tradizione classica. Ma pensa, se posso permettermi, sull'ethos, sempre in Mitravaro, una Lumesil fa uno dei suoi esempi classici per connaturare delle trasposizioni nella storia mitica di questo principio duale della sovranità, che sono il monocolo e il mancino, no? Il monocolo ovviamente nel mondo romano è Orazio Coclite, che però fa dell'ethos lui, che è proprio un guerriero invasato, perché Orazio Coclite possiamo tranquillamente descrivere come un guerriero invasato che, se non sbaglio, sul ponte Sublicio tiene a bada le soverchianti forze etrusche grazie proprio alla sua, a questa ira, a questo furore, lo potremmo chiamare, però è da solo contro molti, no? E quindi difende il proprio popolo, e l'estasi guerriera è però al servizio di un ethos che è l'ethos di Roma. Così come Muzio Scevola, a un certo punto dà fuoco ovviamente alla sua mano sinistra, lo sappiamo, di fronte a Porsenna, in un contesto di guerra, ma regolata dal patto, dall'aderenza ad una missione del suo popolo. Il parallelo nordico è famosissimo, sempre lo porta avanti Dumézil, il monocolo, che è ovviamente Odino,
che infatti è la divinità del furore, come invasato dal furore Orazio Coclite, e il mancino è Tyr, che mette la sua mano nelle fauci di Fenrir, e quindi a un certo punto si fa portatore di un patto volto, se per quanto anche in quel caso truffaldino, ma volto alla conservazione dell'universo. Questi sono elementi in cui l'etica è chiara, no? Cioè un'etica che si sposa con la spiritualità. Anche quella furente di Orazio Coclite e di Odino sono però all'interno di un ethos. Alberto, volevi aggiungere qualcosa? Altrimenti andiamo verso la chiusura. No, direi che anzi è stato piuttosto esauriente questa ultima disamina, molto molto interessante sulle anche le menomazioni nel mondo indoeuropeo, perché sono ovviamente, come sempre, posseggono una simbologia profondissima che appunto travalica confini geografici. Va bene, allora io prima di salutare sia Andrea che Alberto faccio le solite comunicazioni finali di rito. Allora, per quanto riguarda gli incontri in presenza di Pagine Filosofali, io vi do appuntamento a questo sabato 24 alle ore 17:30 presso la libreria Roma di Bari con Manlio Trigiani direttore di Via della Tradizione, l'avvocato Gian Domenico Casalino, Cristian Guzzo e il sottoscritto, perché inizia il nostro tour in Italia sul pensiero di Julius Evola nell'ambito del cinquantenario della sua scomparsa. Poi venerdì 1 di marzo ci sarà la diretta su Pagine Filosofali dell'incontro su Evola. Il 1 di marzo invece il sottoscritto con l'amico Luigi Angelino e col filologo Angelo Tonelli ci ritroveremo all'atelier Nuova Eleusis di Sarzana in provincia di La Spezia per un simposio su l'eternità, la perennità di mito e sapienza. L'evento sarà registrato e poi trasmesso in differita sul canale YouTube di pagine filosofali. Vi do appuntamento anche al pomeriggio del 2 di marzo sui canali della libreria Ibis di Bologna. Presenteremo il nuovo numero appena uscito di Aion. Ci sarà il sottoscritto, ci sarà il professor Davide Susanetti, ci sarà il professor Pietro Mander, ci sarà Alessandro Orlandi, ci sarà Chiara Toniuro e ci sarà Sigfrido Obel. L'ultimo appuntamento, sempre dal vivo, venerdì 15 marzo, verso le ore 18, uscirà poi una locandina specifica. Ci vediamo alla Sala d'Arte, la Sallustiana di Roma, nella zona vicino antistante l'ambasciata americana, per presentare con il curatore dell'opera Cristian Scimiterra, con il sottoscritto, con Giuseppe Barbera e anche con Dalla Lloyd Thomas, Le Porte del Cielo, appunto, di Marco Bestrocchi, che è appena uscito per la libreria ASEC. Vi aggiorneremo per le prossime dirette, perché stiamo per organizzare sia una diretta col professor Musarra sul suo ultimo libro sul Medioevo. Professor Musarra è un professore della Sapienza di Roma, sia la diretta famosa che tutti ci chiedono spesso sulla Nona Porta, e quindi queste due dirette sono in programmazione, dobbiamo solo incastrarle in questi incontri dal vivo, però credo che già la settimana prossima, forse o domenica o lunedì dell'altra, dovremmo riuscire a realizzare una di queste dirette. Io ringrazio tutti i nostri utenti che ci hanno seguito così numerosi, sono più di due ore di diretta, sia su Pagine Filosofali, sia su Ereticamente. Io non posso che ringraziare sia Andrea che Alberto. Grazie, con la speranza di vederci su Pagine Filosofali per affrontare nuovi argomenti. Grazie e buona serata. Grazie a tutti, grazie Alberto, grazie Luca. Buonasera.